Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale può farlo gratis con un semplice clic iscrivendosi ed attivando la campanellina. Ora c'è anche Sacchi, non posso stare zitto davanti a Sacchi che tra l'altro a me è sempre stato molto sui coglioni, anche quando era in nazionale. Io vidi anche, ho visto diversi allenamenti a Coverciano quando gestiva la nazionale. Personaggio, il profeta di Fusignano, me lo chiamano. Voglio partire da un presupposto prima, perché qui ragazzi, ora basta. Allora giochiamo a carte scoperte. Va bene tutto? Io sono il primo che dice bisogna cambiare proprietà, che con questo sistema sei diretto verso la bancarotta. Sono il primo che dice che tutte queste scatole cinesi girano solo interessi e debiti perché non girano più investimenti da 4 anni. Io sono il primo che lo riconosce, però ora tra Juve, Milan e noi è arrivato il momento di fare chiarezza. E se non te lo dicono i giornalisti, te lo dico io, non è un problema. Perché io, guarda, mi sono segnato anche delle cose. Parlo su documentazione. A parte Sacchi, secondo me, soffre un po' di areofagia cerebrale, perché secondo me c'è un po' di areofagia qui dentro. Perché poi anche a Sacchi bisogna ricordargli tante cose. Io quello che ti voglio dire, che bordello sta succedendo. Come diceva un certo Spalletti, all'Inter gli danno tutti addosso, ma io non ho mai visto nulla del genere. Vogliono fare in tutti i modi, stanno cercando in tutti i modi di sporcare la seconda stella. E mai l'Inter mai l'Inter ha dovuto prendersi addosso tante schifezze. Allora, qui che hanno scritto qui. Poi vabbè, non c'è nessuno che ribatte, ma quello lo sappiamo. Qui non è che ti accusano di un fuorigioco o di un rigore. Qui ti stanno dicendo che sei un ladro e che sei un delinquente. Attenzione, ragazzi, non vanno sottovalutate queste cose qui, ma purtroppo siamo sempre lì. Poi andiamo al Milan, non ti preoccupare. L'Inter ha dovuto. Ma perché abbiamo una proprietà senza soldi? Non abbiamo nessuno della nostra proprietà sul territorio da più di un anno ormai e abbiamo delle scadenze, come diceva anche il nostro Alessandro G, abbiamo delle scadenze a quali nessuno fa riferimento in società. Il club è pieno di debiti, strabocca, ma quello che non vogliono capire, siccome tanti debiti così li abbiamo solo noi, è che noi ci stiamo muovendo nella legalità. Però ragazzi, qui urge un cambio di proprietà. Qui serve un cambio di proprietà imminente. Si può fare prima del 20 maggio, per favore, il cambio di proprietà? Ma anche lo stesso Sabatini, poi la seconda di 19 scudetti. 20 Sabatini, ma anche te, hai rotto i coglioni. Anche se sei un compaesano. Però ora, come abbiamo ricordato ai signori juventini, un po' di cosucce, visto che ora sono diventati tutti dei santarellini e i delinquenti siamo diventati noi, no? Si è rigirata la frittata ora. Il buon Milan, oltre ai vari problemi che ha avuto nel passato, va bene? Parlando anche, perché poi anche ragazzi, anche voi del Milan, nulla contro di voi, però voi attaccate noi, io mi difendo, diciamocela tutta perché poi alla fine c'è cioè, giustizia, fondi neri Milan, scatta la prescrizione dei fondi neri, non ve lo ricordate più? Pronunciata l'avvenuta prescrizione per il reato di falso in bilancio, questo è voi il Milan, e decisi i patteggiamenti, giocatori, amministratori e via discorrendo, perché anche voi non siete sicuramente dei santarellini. Comunque andiamo ad un compaesano del nostro presidente, andiamo a Yogurt Lee del Milan, ve lo ricordate Yogurt Lee del Milan? Nel 2018 il Milan era in mano di questo signore cinese, io chiamavo Yogurt Lee. Quindi la nota relazione del bilancio 2016-2017 del club rossonero veniva dichiarato che il bilancio era stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale. Ci siamo capiti? Quindi la nota della relazione del bilancio del Milan 2016-2017 praticamente venne dichiarato che il bilancio era stato fatto nella prospettiva tranquilla della continuità aziendale. Quindi Yogurt Lee cosa aveva garantito? Yogurt Lee aveva garantito tramite il bilancio la continuità aziendale.
Quindi, ma come l'aveva garantita Yogurt Lee la continuità aziendale? Tramite il suo veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment, scusami, Luxembourg SARL, tramite un veicolo del Lussemburgo. Ma va! Ma non c'è Grand Tower Litter e Yogurt Lee attraverso a cosa dichiarò che c'era continuità aziendale con il bilancio? Tramite un veicolo lussemburghese. Perché non le dite queste cose? Mi tocca dirle a me che sono un tifoso della poltrona. Quindi, e doveva versare nelle casse del Milan Yogurt Lee 32 milioni, non 30, non 300, 32 milioni. Fu costretto, dopo aver dichiarato continuità aziendale tramite il bilancio, Yogurt Lee fu costretto a chiedere ad Elliott, che aveva in pegno le azioni di questo veicolo lussemburghese, sono pronto a essere smentito quando volete. Elliott, che aveva in pegno le azioni di questo veicolo lussemburghese, si chiamava Rossoneri Sportment Investment, toccò metterli a Elliot questi soldi, perché Yogurt Lee non l'aveva. Quindi cosa aveva dichiarato Yogurt Lee? Cosa aveva dichiarato Yogurt Lee? Quindi, riepilogando, sebbene nel bilancio 2016-2017 approvato questo bilancio e certificato dal revisore legale, voi che rompete i coglioni con Grand Tower, che faceva riferimento ovviamente alla continuità aziendale, venne garantito, non tranne Yogurt Lee che disse tutto a posto, garantisco la continuità aziendale, ma tramite Elliott, che era il creditore pignoratizio della società lussemburghese. Quindi mi dici anche te, caro tifoso di Milan, giochiamo a carte scoperte, dai, siamo tutti tifosi, tutti si vuole bene alla nostra squadra, ma mi dici anche te di cosa stai ragionando? Tale operazione, Elliott che mise i soldi al posto di uno che dichiarò continuità aziendale, attenzione, e questa è la cosa che va sottolineata, non è che il Milan fu sanzionato, no, no, l'operazione, dopo le dichiarazioni di Yogurt Lee, bilancio, continuità aziendale, l'operazione fu ritenuta lecita a versamento dei 32 milioni da parte di Elliott, attenzione, nonostante, ripeto, le dichiarazioni di Yogurt Lee. Quindi di cosa stiamo ragionando? Di cosa ragionate? Per quello che riguarda Sacchi, non lo so se il pannolone gli ha fatto infiammazione, non lo so che c'ha Sacchi, gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché io non auguro il male a nessuno, ma anche te, Sacchi. Ma i fondi neri, tutti i problemi che ha avuto Berlusconi, ma anche te, ma cosa stai dicendo? Ma perché non vai a fare le passeggiate sui mari? Perché non porti a spasso il cane, Sacchi, invece di rompere i coglioni all'Inter? Che tra l'altro sei anche un tifoso dell'Inter, te. Ciao Inter.